sacrificio continuo di giapponesi, purtroppo. C'è la madre Ishikara, che è l'unica a cui manca l'artiglieria. Qua abbiamo 21.000 uomini. Sarà l'armata. Come la chiamiamo questa armata, raga? L'armata in onore di chi? L'armata Taiwan. L'armata Taiwan. La frusta schiocca per puro amore, tutto qua sembra perfetto. Morale. Qui. Sembra facile, ma non è, ragazzi, è gestire una cosa del genere, praticamente. Metà delle forze infatti loro hanno questo bonus perché hanno conquistato i territori che fanno parte appunto degli obiettivi, e se non ci sbrighiamo a rafforzare nuovamente le forze a livello costiero, adesso io andrei a unire la flotta. Allora, primo te la sogni. Direi di creare un tutt'uno, tanto comunque attaccherebbe insieme, quindi l'armata, la flotta Amakusa è diventata unica flotta Amakusa, e di far sbarcare almeno una di queste tre divisioni che abbiamo qui. Quindi ci fermiamo ad Amakusa, sì, appunto. Ho paura a lasciare lo stretto proprio perché potrebbero intervenire da un momento all'altro. Facciamoli sbarcare, no, nella parete a sud qui, e intervengo attaccando i Manchu qui. Stanno arrivando, andiamo qui a difendere i nostri compagni, forza ragazzi. I russi non possono nulla, hanno perso lo scontro, quindi ci spostiamo verso verso Kangliu. La flotta sale nuovamente allo stretto di Olga. Ok, vediamo subito le armate, altrimenti il logoramento ci fa fuori completamente. E sì, adesso ci vendichiamo, tranquilli. Tranquilli. La vendetta arriverà piano piano. Hanno voglia di carneficina e noi gliela diamo. Oh sì, poveri russi. Sono arrivati altri 50.000 francesi, noi a Yamaguchi li ostacoleremo. Inizia nuovamente la nostra scalata.
Dai ragazzi, dai, 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 che si vince. Saliamo su. Dai, ok. Siamo un po' circondati. Meglio rientrare, anzi adesso stanno arrivando i nostri compagni. Perfetto. Sono spariti i francesi, se le sono date alle gambe. Se la sono data a gambe levate. Che logoramento, ragazzi, un logoramento assurdo. Manca di uno di artiglieria l'armata Ishikara. Incredibilmente li abbiamo sbaragliati, ragazzi. Pure la ribellione coreana. Non sappiamo più quante guerre stiamo gestendo, ragazzi. Anche a Kobe, in Giappone. Andiamo a spegnere le ribellioni sul suolo nazionale. Io lascio fare loro. Con tutta tranquillità. Sì. Facciamo scendere la flotta e eliminiamo sti ungheresi e ci saliamo su. Dai, a Seul, la battaglia di Seul. Eliminato l'esercito russo. Oh, piace bianca con i manciu. Scendiamo giù, Busan. Nuovamente i francesi che sono sbarcati. Armate dall'altra parte, eh? E due da questo lato. Stiamo attenti. Un po' difficoltosa come situazione.
conquistiamo i territori presi. Siamo a metà Corea, ragazzi. La nostra opera difensiva sta andando a buon fine. Ha dichiarato guerra pure l'impero cinese. E quando mai, quanto mai. Un po' di casini abbiamo, eh? Un po' di casini.